Benvenuti a questo webinar di Guardando il tuo futuro, che si occuperà dell'area civile edile. Io sono il professor Andrea Graziani, sono il responsabile dell'orientamento per l'area civile ambientale. Insieme a me vedete il professor Serpilli, che è il presidente del consiglio del CUCS del corso di tecnica della costruzione e gestione del territorio. E il professor Alberto Giretti, che è invece il presidente del CUCS di Ingegneria Edile. E parleremo tutti e tre, introdurremo i nostri corsi di studio, poi avremo una presentazione che riguarda il diritto allo studio fatto da una studentessa, scusate, una presentazione che riguarda l'internazionalizzazione, poi parleremo del diritto allo studio. Avremo una presentazione che riguarderà le iscrizioni e alla fine ci saranno le risposte alle vostre domande che voi penso possiate fare però in qualsiasi momento utilizzando l'apposita funzione delle domande. E il mio compito ora è avviare il webinar presentando brevemente la facoltà di ingegneria, tutta l'offerta didattica della facoltà di ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. E quindi in sostanza vi dovrei presentare che cosa significa diventare un ingegnere. Diventare un ingegnere, l'ingegnere è per definizione colui che progetta e costruisce tutte le opere che vedete intorno a voi, sia delle opere di ingegneria civile, imparerete a vedere tra poco cosa sono, ma anche ingegneria meccanica o ingegneria informatica e automazione. Quindi, per definizione, l'ingegnere è colui che riesce a dare concretezza ai sogni, a tutto quello che si può immaginare. Quindi, per diventare ingegnere, bisogna essere capaci di immaginare, ma non solo. Dobbiamo essere anche capaci di far diventare realtà i nostri sogni. E per far questo c'è bisogno di competenza. E per acquisire competenza è necessario studiare in sostanza e acquisire la conoscenza dei principi fisici e matematici che stanno alla base di tutte le materie che poi andrete a seguire, di tutte le discipline che andrete a seguire. Ora, qui all'Università Politecnica delle Marche, in particolare nella facoltà di ingegneria, ci sono tre grandi macro aree culturali. La prima è quella che riguarda l'area di civile ed edile, e su questo vi dico pochissimo, giusto quello che vedete qui: c'è un ramo ambientale, un ramo edile, un ramo edile dell'architettura a cui qualcuno di voi ha assistito stamattina, e poi c'è anche il corso di tecniche della costruzione e gestione del territorio, ma di questo vi parleremo tra poco. Due parole le spendo anche per presentare gli altri ambiti dell'ingegneria, a cui forse qualcuno di voi al cui webinar qualcuno di voi forse ha già partecipato. Prima quello dell'area industriale. L'area industriale è l'area a cui afferisce il classico corso in ingegneria meccanica, sia triennale che poi magistrale. C'è poi il corso in ingegneria gestionale, molto importante oggi, che ha sede a Fermo invece. E poi c'è un corso di nuova attivazione, un corso triennale professionalizzante, quello dei sistemi industriali e dell'informazione, che invece ha sede a Pesaro. E per quanto invece riguarda l'area dell'informazione, qui focalizzato tutto qui ad Ancona, abbiamo anche qui la classica laurea in ingegneria elettronica, che inizia anche qui dalla triennale e poi per finire poi con la magistrale, la laurea in ingegneria informatica e automatica e infine la laurea in ingegneria biomedica. Questa ha la particolarità di essere una laurea completamente in lingua inglese. Quindi questo qui è velocemente l'offerta formativa delle tre macro aree che ci sono in Ancona. Qui forse qualcuno di voi già la conosce, se siete venuti in presenza o quest'anno, negli anni scorsi, il polo di Monte Dago della Facoltà di Ingegneria e gli spazi di studio che ci sono per gli studenti all'interno della facoltà. Ecco, questo serve per rimarcare, come faranno anche poi i miei colleghi probabilmente, che
lo studio di ingegneria è un'attività che va svolta in gruppo, va svolta, diciamo che che è molto più redditizia se è svolta in collaborazione con altri studenti e quindi non è limitata a seguire le lezioni frontali dei vostri professori. Durante la pandemia, insieme alle lezioni in presenza, adesso abbiamo avuto anche le lezioni a distanza, i due sistemi sono stati portati avanti in parallelo, penso che saranno portati avanti almeno per il primo ciclo del prossimo anno accademico e poi chi lo sa, insomma, vedremo come andrà a finire, sperando che finisca. Come vedremo, e lo vedrete poi nelle presentazioni, studiare l'ingegneria non è solo studiare, ma comprende molte altre attività, conferenze, seminari, viaggi di studio, stage in azienda. Su tutto questo torneremo sia io che i miei colleghi, che poi le altre persone che vi presenteranno tutti gli altri aspetti della facoltà. E con questo è tutto per questa prima presentazione dell'area di ingegneria. Quindi a questo punto iniziamo con la presentazione dei tre corsi, dei tre CUCS, iniziando dal professor Serpilli che vi parlerà di tecniche della costruzione e gestione del territorio. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io sono il professor Serpilli e sono il presidente. Si sente? Sì. Ok. E sono il presidente del corso di laurea di tecniche della costruzione e gestione del territorio. Questo è, diciamo, il corso più giovane dell'offerta nell'area civile, edile ed ambientale ed è un corso di laurea ad orientamento professionale. Vi faccio un piccolo quadro generale di come è nato questo corso. Ecco, nel 2016 l'ex MIUR ha attivato dei percorsi di laurea professionalizzanti in forma sperimentale. Questi corsi sono costituiti da 2 anni di studio più 1 anno di tirocinio da svolgere, per esempio, in un'azienda o presso studi tecnici di ingegneria geometra. Ecco, dall'agosto scorso, grazie al decreto ministeriale 446, si è chiusa la fase sperimentale e si sono istituite delle nuove classi di laurea, che vengono appunto dette classi di laurea d'orientamento professionale. Prima, il corso, diciamo, sperimentale afferiva ad una classe alla classe di laurea tipica dell'ingegneria edile. Ora esiste una nuova classe di laurea, che è appunto la classe di laurea LP01, professioni tecniche per l'edilizia e per il territorio. Ecco, questo corso forma dei tecnici, potremmo dire forma dei geometri laureati. Ecco perché spesso mi troverete a scambiare le due parole, tecnico delle costruzioni o geometra laureato. Fino ad ora la professione di geometra è stata svolta da professionisti che si formavano negli istituti tecnici tecnologici con indirizzo costruzione, ambiente e territorio, i CAT. Ora, grazie a questo nuovo decreto ministeriale, diciamo, per accedere alle professioni tecniche, tra cui quindi la professione del geometra, ma anche le professioni, per esempio, dei periti industriali, ecco, sarà necessaria una specifica laurea triennale. Ed ecco che questa laurea, ed ecco che subito l'Università Politecnica del Marche ha recepito questa nuova normativa ed ha appunto attivato questo corso di laurea. Questo corso di laurea nasce da una convenzione dal lato accademico, abbiamo il nostro Ateneo, l'Università Politecnica delle Marche, la Facoltà di Ingegneria, e dall'altra parte abbiamo, dal lato professioni, tutto il coordinamento regionale dei collegi dei geometri marchigiani. I geometri sono entrati all'interno dell'architettura del corso e hanno dato il loro contributo nell'individuare qual era il giusto percorso formativo, quali erano i giusti sbocchi professionali e quali erano le competenze che dovevamo offrire erogare quindi ai nostri studenti.
dagli incontri con le parti sociali, quindi con i geometri, si sono riconosciute quelle competenze storiche tipiche della figura del geometra, quali le manutenzioni straordinarie, il rilievo di edifici, di terreni, la redazione di tabelle millesimali, i frazionamenti catastali e molte altre. Sono competenze molto specifiche che gli ingegneri non hanno e che non sono neanche interessati ad avere. Dovete pensare che quando un giorno diventerete ingegneri o tecnici, vi troverete a lavorare in un team all'interno di uno studio di ingegneria o in qualsiasi ente. E quindi ecco, dovete pensare che non esiste un'unica figura che sviluppa un certo progetto, ma in tutte le fasi del progetto intervengono varie figure, dall'ingegnere, dall'architetto, dal progettista, dai vari tecnici, tra cui il tecnico delle costruzioni e geometri. Quindi ognuno ha una precisa casella che va a riempire. Ecco, il corso di laurea triennale di orientamento professionale ha come obiettivo principale quello di fornire le competenze applicative, questo è un punto molto importante, che preparino alla professione di tecnico qualificato nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture civili e edili e della gestione del territorio. Questo corso di laurea è un corso di laurea programmato a livello locale e gli studenti sono ammessi al corso di laurea previo il superamento di una prova selettiva obbligatoria con un massimo di 30 posti disponibili. Poi se volete avere informazioni più specifiche sulla prova selettiva ve le posso dare anche in privato, potete contattarmi tranquillamente. Il corso di laurea si distingue dai corsi di laurea in ingegneria per la preparazione principalmente applicativa, che affianca ai classici metodi tradizionali, frontali, di lezione, l'interazione diretta con le figure fondamentali del mondo della professione, con i geometri. Il corso è concepito inoltre per essere abilitante. Questo significa che l'esame di laurea sostituirà l'esame di Stato per poter accedere all'albo e all'ordine professionale dei geometri. Il possesso di questo titolo universitario darà anche la possibilità ai nuovi geometri laureati di poter esercitare a livello europeo. Che cosa si studia in questo corso di laurea? Il corso di laurea è strutturato in modo tale che già dal primo anno, oltre alle indispensabili conoscenze di base, quale la fisica e la matematica, si iniziano ad erogare delle competenze professionalizzanti che si vanno ad incardinare in quattro macro settori importanti: la gestione del territorio, le stime e le valutazioni immobiliari, la topografia e la sicurezza delle costruzioni. Parte fondamentale dell'offerta formativa sarà rappresentata dalle attività di tirocinio, che hanno una quantità di crediti formativi molto più ampia rispetto ai classici corsi di ingegneria triennali. Ora, all'interno di questi macrosettori, che cosa farà il tecnico? Ecco, per quanto riguarda la gestione dei territori, il tecnico sarà in grado di analizzare i processi di trasformazione della città, del territorio, di contribuire ai processi di pianificazione e progettazione urbanistica, architettonica, territoriale e ambientale, del città e del territorio stesso, riuscendo quindi a valutare le conseguenze sull'ambiente delle variazioni di insediamento o delle trasformazioni del territorio, valutando quindi anche quello che è noto a tutti come l'impatto ambientale. Per quanto riguarda le stime e le valutazioni immobiliari, invece, il tecnico sarà in grado di stimare i valori di mercato degli immobili e del territorio ed avrà tutte le conoscenze per fornire quell'assistenza tecnica, procedurale e normativa in tutte le operazioni di stima. Per quanto riguarda invece la topografia, il tecnico sarà in grado e conoscerà tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per eseguire il rilievo dei fabbricati, per la restituzione grafica di planimetrie, per il tracciamento delle costruzioni o delle opere infrastrutturali, come per esempio tracciati stradali, idraulici o ferroviari. In ultimo, per quanto riguarda la sicurezza delle costruzioni, il tecnico conoscerà la normativa della sicurezza, applicabili sia a processi aziendali in generale, ma soprattutto all'esecuzione delle costruzioni e sarà in grado di valutare, analizzare e adeguare lo stato di sicurezza e salubrità degli immobili. Quali sono le novità e i punti di interesse del corso di laurea nella classe di laurea LP01?
Tenete conto che nel prossimo anno accademico, quello che sta arrivando, quindi l'anno accademico 21-22, sarà attivato il nuovo corso di laurea, quello sperimentale, e sarà è in disattivazione. Quindi, in questo nuovo corso di laurea si hanno 48 crediti formativi di attività laboratoriali nei settori della topografia, del disegno, della modellazione BIM, della progettazione, dell'estimo, delle sicurezze di costruzione e del diritto amministrativo, quindi attività laboratoriali pratiche. Le attività laboratoriali sono in parte svolte congiuntamente con le scuole superiori. Quindi, per esempio, i laboratori tecniche geomatiche, che è il laboratorio di topografia, viene svolto in collaborazione con l'Istituto Tecnico Vanvitelli Stracangelini di Ancona, che è stato scelto ovviamente per ragioni di logistica, per ragioni di vicinanza alla sede del corso, che è Ancona. Altra cosa molto importante di questo corso è il fatto che questo corso permette di riconoscere all'interno dei tirocini o delle attività laboratoriali i crediti maturati nell'Istituto Tecnico Superiore, che preveda di tirocino delle attività laboratoriali coerente con gli obiettivi del corso di laurea d'orientamento professionale. Quindi, nel caso in cui abbiate fatto nel vostro percorso di studi a scuola un tirocinio, delle attività laboratoriali riconosciute con dei crediti formativi, questi crediti formativi potranno essere riconosciuti all'interno delle attività laboratoriali o dei tirocini del corso di laurea. Quindi parte o tutto il laboratorio o il tirocino potrà essere in qualche modo riconosciuto. Ultima parte, l'abilitazione all'esercizio della professione. Questo è un punto molto importante per questo corso, perché l'esame di laurea in questo caso coincide con quello di Stato, cioè con quello che permette l'abilitazione all'esercizio della professione, alla professione del geometra. Ok? Questo è anche previsto dal Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza, appena approvato. Questo serpente, diciamo, rappresenta il percorso formativo dal primo anno in cui si inizia con i corsi di base di matematica e di fisica e poi si entra nel vivo delle materie, diciamo, ad orientamento professionale come il diritto amministrativo, il disegno, l'economia e l'estimo, la gestione dei cantieri, la sicurezza, la topografia, i primi laboratori di procedure amministrative, laboratori di disegno e modellazione BIM, per passare al secondo anno in cui anche qui si vanno a specializzare ancora di più le competenze professionalizzanti con gli elementi di statica delle costruzioni, la sostenibilità e la salubrità delle costruzioni, la prevenzione dei rischi ambientali, le tecniche di progettazione architettonica e urbanistica. Inoltre, si avrà la possibilità di scegliere un esame nell'offerta libera, uno di questi tre esami, per andare a completare il percorso di studi con diciamo, conoscenze di termotecnica, di geotecnica oppure con la gestione di manutenzione e sistemi idraulici. Tutto il terzo anno, a parte, diciamo, l'esame di tre crediti di lingua straniera, è dedicato al tirocinio. Il tirocinio viene svolto, abbiamo due tirocini specifici, uno in topografia e l'altro in estimi e valutazioni immobiliari, e poi un tirocinio generale, un tirocinio professionale, diciamo, in edilizia. E questi tirocini vengono svolti presso degli studi di geometri marchigiani convenzionati con la nostra università e scelti dal Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri. Quindi sono, potremmo dire, i migliori studi di geometri scelti dai vari collegi in ogni, diciamo, in ogni provincia. E vi dico che adesso stanno uscendo, questo è il terzo anno di attivazione del corso, e stanno già uscendo, i ragazzi stanno già ultimando i tirocini e potrei dire che tutti i ragazzi che hanno ultimato il tirocinio sono già stati impiegati per il prossimo anno, appena si laureano, nello studio dove hanno svolto il tirocinio. Quindi l'ingresso nel mondo del lavoro è immediato. La professione, l'ho ribadito diverse volte, ma lo ribadisco ancora, si parla della professione del geometra, quindi come libera professione o dipendente di un ente di un'azienda nel settore pubblico e privato, e il tecnico laureato, il geometra laureato, potrà operare in tutti quei settori che abbiamo già citato, quindi le valutazioni immobiliari, le consulenze tecniche nella gestione e nel frazionamento degli immobili, la misurazione, la rappresentazione e la tutela del territorio, la diagnosi della sicurezza e della salubrità delle costruzioni, la gestione e il coordinamento della sicurezza di processi costruttivi di media complessità, l'analisi di strutture urbane e territoriali, il supporto ad interventi per le costruzioni per il territorio. Quindi sono, diciamo, ambiti di lavoro tipici della figura del geometra.
Il punto di forza più importante, diciamo, di questo corso sicuramente è il fatto che i collegi dei geometri sono entrati ci hanno aiutato nella definizione dell'architettura del corso e si è creata in questo modo una filiera che parte dall'istituto tecnico CAT, passando per l'università fino ad entrare nel mondo del lavoro. Quindi eroghiamo competenze specifiche per un tecnico delle costruzioni che può operare ed entrare immediatamente e lavorare immediatamente come geometra subito dopo la laurea. Io ho finito. Potete, se avete, volete ulteriori informazioni, potete contattarmi al mio indirizzo mail ufficiale. Altre informazioni poi sono contenute nel sito orienta.vpm.it. Per esempio, tutte le informazioni relative ai test di ammissione sono contenute nel sito, nella pagina web del corso di laurea di orientamento professionale. Vi ricordo delle date importanti: l'apertura del bando per il test di ammissione è stata il 7 luglio, il bando scade per l'iscrizione il 24 agosto alle ore 13. Questo poi ve lo ricorderanno anche a fine pomeriggio, a fine giornata, diciamo. E la data del test di accesso in presenza sarà il 6 settembre 2021. Io per il momento ho finito e se avete domande potete tranquillamente fare domande in chat e vi risponderemo subito dopo. Quindi lascio la parola a Andrea di nuovo. Sì, velocemente. Io prima di ridarla a Roberto, vi ricordo se sì, ancora le domande, visto che c'è già stata una domanda per Michele, ma risponderemo per tutti quanti alla fine in modo da ottimizzare i tempi. E quindi il prossimo a parlare è il professor Alberto Giletti. Alberto, a te. No, dovreste vedere le Sì, mie slide, vero? le vediamo. Ok. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo webinar. Buonasera, in realtà, benvenuti a questo webinar. Andrea mi ha già presentato, io sono il professor Giletti, sono il presidente del corso di studi di ingegneria e sono a cercare di farvi entrare nell'universo dell'ingegneria edile. Innanzitutto credo bisogna chiarire alcune cose. Penso chi di voi oggi ha seguito il webinar stamattina, qui siamo nell'area 08, quindi l'area delle costruzioni, ha visto che è un'area molto ricca di professioni. Abbiamo l'ingegnere architetto, per chi è stato introdotto stamane, abbiamo l'ingegneria edile, abbiamo l'ingegneria civile e ambientale e abbiamo la professione, la laurea professionalizzante, la professione geometra. Sono tutte figure professionali che concorrono nel mondo della costruzione con diverse accezioni e diversi ambiti di competenza. L'ingegneria civile e ambientale è più orientata alle infrastrutture, quindi ha delle specificità che il professor Graziani vi racconterà, vi spiegherà tra poco. La professione la laurea professionalizzante è la nuova formulazione della professione del geometra. È una professione al momento che ha avuto dignità appunto di laurea e quindi è diventata una professione tecnica di primo livello. Più complessa è il rapporto che abbiamo tra l'ingegnere edile e l'architetto ingegnere, sono due figure che hanno due che si occupano entrambe della costruzione di edifici, ma con una, diciamo, valenza professionale diversa, come penso il professor, il presidente oggi del corso di studi di architettura, Mondaini, vi avrà già descritto. L'ingegnere architetto è una figura, diciamo, a tutto tondo, un po' presa da quella che è la figura dell'architetto rinascimentale, quindi con una competenza globale e tendenzialmente orientata al progetto dell'architettura e alla conservazione del bene. L'ingegnere edile si occupa di edifici, ma è una figura totalmente ingegneristica, totalmente professionale.
una figura totalmente professionale che devo mettere non disturbare, ecco qua, avevo dimenticato, che è orientata a una professione moderna, e cioè una professione del futuro, una professione che lavora in team, che ha quindi competenze specializzate e che fa della competenza tecnica, della progettazione tecnologica il suo focus fondamentale. L'ingegnere edile si occupa di edifici e tutto ciò che concerne l'edificio, quindi anche l'edificio collocato all'interno dell'ambiente urbano. È una professione vecchia, molto vecchia, da un certo punto di vista è millenaria, antica direi, perché è millenaria, però oggi ha avuto uno sviluppo importante. Perché? Perché la tecnica della costruzione si è evoluta ed ha intersecato ambiti tecnologici che prima non erano, diciamo, non erano applicati alla costruzione degli edifici. Ad esempio la domotica, ad esempio il discorso dell'efficienza energetica e quindi dell'impiantistica avanzata, ad esempio il discorso dei nuovi materiali e delle nuove, diciamo, prestazioni, la richiesta di nuove prestazioni strutturali. Di fatto c'è stata una profondissima evoluzione della professione dell'ingegnere edile ed oggi si è passati, queste sono quella che vedete, una slide che racconta come si costruiva poi non tanto tempo fa, come si costruivano i grattacieli a Manhattan e come oggi si costruiscono i grattacieli a Milano. Voi capite che si è passati da un modo di costruire che era un modo orientato alla tradizione, si costruiva per accrescimento di saper fare. Oggi dobbiamo specializzarci, ci sono molte competenze che competono ed è richiesta una grandissima prestazione all'edificio e quindi a una grandissima competenza all'ingegnere edile per saper garantire classi di prestazione in termini di efficienza energetica, classi di prestazione in termini di sicurezza e resilienza, classi di prestazione in termini di benessere e comfort, di ecosostenibilità, classi di prestazione in termini di controllo dello sviluppo dell'investimento economico e quindi di efficienza nei processi di gestione e operazione degli edifici. Chi investe in un grattacielo come quello che vedete deve avere un ritorno di investimento garantito, come capite. Questi sono centinaia di milioni di euro che devono in qualche modo ritornare e tutto questo rappresenta un enorme problema tecnico che l'ingegnere edile di oggi deve essere in grado di risolvere. Quindi abbiamo un po', ho cercato un po' di delineare questa e di attivare il vostro immaginario su questa nuova professione e vediamo adesso di capire poi se ci sono delle buone notizie. E di buone notizie ce ne sono. Nel settore delle costruzioni in assoluto, questo è un profilo degli investimenti che l'Europa farà fino al 2050. Guardate questo grafico a sinistra, se sapete più o meno leggere i grafici, vedete che sono queste barre rosse che è l'aspetto residenziale, l'investimento per il residenziale e sono, vedete, centinaia di miliardi che l'Europa va a investire nel settore del residenziale per l'edificio, solamente per l'ambito energetico e l'ecosostenibilità. Sono piani che sentite, di cui sentite parlare tutti i giorni penso nei telegiornali e questo che cosa significa? Significa che ci sarà lavoro in tutto il settore delle costruzioni, questo vale per tutti noi. Gli investimenti saranno molto importanti, c'è già molto lavoro e quello che vi posso dire è che il tasso di occupazione, cioè il tempo che voi impiegherete a entrare nel mondo del lavoro dopo la laurea si sta riducendo sostanzialmente a zero, anzi diventa negativo, molti di voi oggi iniziano a lavorare già prima di laurearsi. Perché? Perché non riusciamo a produrre un numero di ingegneri del settore delle costruzioni, in particolare nell'edilizia io parlo, ma penso che questo sicuramente vale per tutti gli altri, posso parlare tranquillamente al settore, non riusciamo a produrre un numero di professionisti tali da soddisfare la domanda di occupazione.
queste sono le due, diciamo, i due aspetti che mi premeva condividere con voi. Da un lato dirvi che il settore delle costruzioni è tutt'altro che un settore, diciamo, meno, come dire, meno immaginifico, se volete, di una meccanica o di un altro ambito, di una bioingegneria che crea molta immaginazione. C'è dell'intelligenza artificiale negli edifici, per farvi capire. Gli edifici, adesso lo vedremo, sono robot oggi. Si costruiscono come costruiscono i robot, quindi sono grandi e pesano centinaia di migliaia di tonnellate, insomma, quindi sono oggetti di una certa complessità. E dall'altro dirvi che è un settore che ha un'attrattiva professionale importante, sia nazionale che internazionale. Se venite su questo settore, molti di voi matureranno un profilo internazionale, un'esperienza di professionista internazionale. Questo è quello che capita ai nostri studenti. Ed è una bellissima esperienza da poter fare, anche come maturazione personale. Allora, entriamo nel programma degli studi per capire di che cosa si parla, che cosa andrete a studiare. Allora, è un percorso costruito su un impianto legislativo tradizionale, quindi una laurea triennale e una laurea magistrale. Ma come vi ho detto, abbiamo dovuto un po' lavorare per portare questa ventata di richiesta di innovazione, di nuove competenze dentro il percorso di studi, e quindi di fatto l'offerta formativa è un'offerta formativa progettata sui 5 anni. Ha una laurea triennale e voi potete uscire dopo 3 anni dal percorso formativo con un sottinsieme di competenze che sono già spendibili nel mondo del lavoro, ma è esperienza nostra che il 99, diciamo, per cento di voi continua alla magistrale per avere tutta la professionalizzazione. Come è costruito il percorso formativo? E questo che vi sto a dire è una caratteristica dell'Università Politecnica delle Marche, che è stata già abbastanza all'avanguardia nell'implementare il percorso formativo della laurea professionalizzante. È stata una delle prime in Italia. Come vedrete, è molto all'avanguardia anche nel settore delle infrastrutture e nella parte ambientale, ed è particolarmente innovativa anche qui nelle vie, dove abbiamo costruito una figura professionale che è unica in Italia, vi assicuro, perché sono stato alle riunioni del COPI e ci siamo confrontati con tutte le offerte di quello che si fa al Politecnico di Milano, a Torino, a Roma, alla Sapienza Roma, a Napoli, a Bari, eccetera. Questa è abbastanza unica. Qual è la caratteristica? La caratteristica che è un'offerta formativa che è fatta di due componenti. C'è un percorso comune di 4 anni che vi porta che costruisce la figura dell'ingegnere edile come lo conosciamo, di una persona che è in grado di costruire edifici. E poi c'è un percorso che inizia già al secondo anno parzialmente, poi si sviluppa e si completa la sua interezza al quinto anno, in cui ognuno di voi dovrà scegliere un'attitudine, una specializzazione. Perché? Perché, come vi dicevo, le competenze sono così ampie oggi nell'edilizia che non si riesce più a contenerle dentro un programma di studi tradizionale, dentro il numero di crediti tradizionali. E quindi che cosa dovete scegliere? Dovete scegliere se vi volete occupare o specializzarvi in management e sicurezza. Che cos'è il management? Il management è saper fare le cose giuste al momento giusto. E questo, per imparare a farlo nella costruzione edilizia, ci vuole un percorso di studio abbastanza importante. Impianti automazione è relativo a tutto quello che concerne l'ecosostenibilità, quindi l'efficienza energetica, saper progettare impianti e saper certificare edifici dal punto dell'impatto ambientale, saper utilizzare e costruire con materiali ecosostenibili e così via. Tecnologia delle strutture edili è l'approfondimento, in termini strutturali delle strutture, quindi la resilienza, adesso lo vedremo meglio, per quello che concerne gli edifici. È un qualcosa che è limitato alle strutture degli edifici, voi vedrete che, perché? Perché gli edifici hanno specifiche esigenze, specifiche qualità strutturali, che sono, come dire, un sottinsieme di tutte quelle che sono le esigenze magari delle infrastrutture, di ponti, dighe, aeroporti e quant'altro. Quindi c'è una specializzazione su quelle che sono le strutture di.
E questo è solito il percorso. Adesso li analizziamo un pochettino più nel dettaglio. Il percorso comune, come vedete, è un percorso, come vi dicevo, fatto di 4 anni. Il primo anno, vediamo il welcome, come si dice, dovete prendere tutta la strumentalità di base per diventare ingegneri, quindi studiate l'analisi, la fisica, la chimica, il disegno e non ultima la lingua straniera, ci saranno 2 esami di lingua straniera in tutto il percorso. Se volete lavorare in qualsiasi contesto di una grande impresa, l'inglese oggi è necessario per un ingegnere. Quindi cominciate già da subito, già da oggi a vedere film in inglese, diciamo, se volete iniziare a maturare. Noi avremo 2 esami che vi prepareranno per fino al livello della lingua inglese. Poi ci sono 3 anni nel percorso comune in cui comincerete a fare tutto il percorso della tecnologia. Quindi ci sono le tecnologie di base per quello che riguarda gli aspetti dei materiali, della fisica tecnica, dell'idraulica. Iniziate con la scienza delle costruzioni che poi al terzo anno si svilupperà nella tecnica delle costruzioni, che al quarto anno diventerà dinamica. Evolverà dall'analisi statica all'analisi dinamica, quindi parlerete più insomma di sismi, dinamica delle strutture, strutture in zona sismica. Vi dicevo, la tecnologia dei materiali e inizierete anche a parlare di costruzioni edili. Al terzo anno vedrete la cantieristica, analizzerete ancora gli aspetti della geotecnica e guardate, cioè, inizierete a vedere gli aspetti già avanzati. Che sono gli aspetti dell'automazione. L'automazione perché? Perché, come vi dicevo, gli edifici, specialmente i grandi edifici, hanno una componente domotica, per capirci, molto evoluta. E così come l'ingegnere deve saper progettare l'impianto idraulico dell'edificio, deve saper progettare la domotica che è stata in quell'edificio, l'ingegnere. O quantomeno collaborare e gestire le specifiche con lo specialista. Che sarà probabilmente un ingegnere elettronico, ma dovete sapere di domotica. E quindi iniziate l'aspetto di automazione. Infine, al quarto anno andrete anche, parlerete di progettazione integrata, quindi imparerete a progettare gli edifici dal punto di vista tecnologico e inizierete a lavorare alla progettazione energetica e all'elettrotecnica che vi insegnerà a progettare gli impianti elettrici. Quindi, come capite, potete uscire già al quarto anno. Diciamo, potete uscire al terzo anno con un sottinsieme di competenze che vi possono essere spese e già nel mondo del lavoro e al quarto anno completerete queste competenze e avrete, come dire, l'ingegneria edile tradizionale, se volete, anche se già abbastanza preparati per gli aspetti più tecnologicamente specialistici in toto. Poi vediamo gli altri percorsi, quindi analizziamo il percorso di management. Management, come vi dicevo, in una frase è fare le cose giuste al momento giusto, quindi gestire cantieri di costruzione, ma soprattutto gestire i processi di costruzione, gestire l'operatività dell'edificio, quindi gestire i processi di costruzione significa tutta la parte cantieristica, gestire l'operatività dell'edificio significa entrare nel mondo del facility management e poi c'è una filiera per la gestione digitale di tutto il processo. Oggi è necessario interagire con quello che si chiama, con l'universo che si chiama BIM, Building Information Modeling, che come vedete anche nei video è relativo alla gestione digitale di tutto il processo. Questo è un aspetto importantissimo per il manager, il management, la gestione della cantieristica dell'edificio del futuro e ovviamente abbiamo dovuto specializzarli molto, vi dobbiamo specializzare molto in questo. Unitamente a questo dovete avere anche competenze per il management di economia, dovete saper leggere un bilancio di un'impresa se andate a fare i direttori tecnici e ovviamente dovete avere tutta la parte legislativa, quindi diritto del lavoro, ingegneria forense. L'altro curriculum, quindi 4 anni per un backbone, come si dice, una spina dorsale da ingegnere edile, un curriculum in management, un curriculum in impianti automazione in cui si parla di ecosostenibilità e efficienza energetica. Iniziate al secondo anno con degli esami a scelta
con la tecnica urbanistica che parla di ecosostenibilità alla scala urbana. Poi, come vedete, al terzo anno avete un esame a scelta in sostenibilità delle costruzioni e quindi tutta la parte di certificazione, LEED, eccetera, per l'impatto ambientale. E poi al quarto anno avete tecnologie per l'automazione e quindi andate a vedere proprio la domotica e l'implementazione della domotica negli edifici, perché l'edificio efficiente è un edificio che è in grado di autoregolarsi ed è sostanzialmente un robot, come vi dicevo. E poi al quinto anno avete gli esami di specializzazione in cui parlate di controllo dei sistemi edilizi, quindi finite la parte di automazione, impianti di climatizzazione, quindi tutta la progettazione impiantistica, l'integrazione delle fonti rinnovabili, di energia da fonti rinnovabili e le costruzioni idrauliche, cioè il recupero o la tutela della risorsa idrica. E infine, il curriculum dell'ultimo curriculum, il curriculum della strutturale, se vogliamo, resilienza e sicurezza negli edifici, avete un curriculum più tradizionale che vi porta, diciamo, a studiare la progettazione delle proprietà, diciamo, delle prestazioni, come vedete anche nel video, di resilienza al sisma, che, come sapete, oggi sono aspetti estremamente importanti. L'avevo già in parte introdotto perché rappresenta una corposa frazione del curriculum del curriculum del percorso comune. Ma a tutto questo viene aggiunto la topografia, il rilievo, uno studio non così approfondito come lo fanno gli ingegneri architetti per le costruzioni storiche e recupero, quindi solo dal punto di vista tecnologico, ma non dal punto di vista, diciamo, dei valori artistici. E poi avete il progetto di strutture, riabilitazione strutturale, materiale strutturale e l'approfondimento delle opere, delle fondazioni delle opere esterne. Rapidamente concludiamo perché quali sono le professioni, vedendo quali sono le professioni. Ogni curriculum vi qualifica su un ambito professionale. Cioè, l'ambito del management vi fa fare tre classi di professione sostanzialmente, il site engineering, tutto quello che è la cantieristica, e quindi andrete a costruire nei cantieri, vi abilita, vi specializza in questo, vi abilita nel facility management, quindi nella gestione operativa delle facility, quindi in tutto quello che è la gestione del patrimonio immobiliare. E i titoli, diciamo, professionali per il site engineering sono direzione lavori, direzione d'impresa, project management, oppure per la gestione operativa potete andare come capo ufficio tecnico nelle amministrazioni pubbliche, facility manager, che è una professione molto specifica, direzione ruoli tecnici di imprese di fornitura servizi, tipo tutte le imprese che forniscono servizi all'amministrazione pubblica. Infine c'è una specializzazione, una professionalità nuova, che è quella del BIM Management. Il BIM Manager è la persona che è in grado di progettare, insieme al processo costruttivo, il processo informativo totalmente digitalizzato, che è quello che adesso viene richiesto per legge nelle grandi opere e anche nelle opere di scala minore. Che cosa fa, dove vi prepara il curriculum di impianti e sistemi di controllo? Nella progettazione e nella costruzione di sistemi ecosostenibili sostanzialmente e negli edifici intelligenti. Quindi avete sia la parte dell'impatto ambientale, la parte di edifici a energia quasi zero. È una professione, non dico richiesta, di più richiestissima oggi. Non riusciamo ad avere ingegneri a produrre tanti ingegneri quanti ce ne chiedono. Infine, il curriculum strutturale è un curriculum, come sapete, chi da voi viene dal CAP, il curriculum si può capire bene, insomma, ed è nella progettazione strutturale degli edifici, sostanzialmente per quello che compete appunto la struttura degli edifici, non solo in termini di strutture, diciamo, di macrostruttura dell'edificio, ma anche di strutture dei componenti edili, quindi delle varie pareti a diverso titolo complesso dal punto di vista strutturale. Si parla di progettazione di edifici in zona sismica, riabilitazione strutturale, progettazione di materiali strutturali per l'ingegneria. E adesso nella filiera dei materiali, come capite, si innesta tutta la parte dell'ecosostenibilità e quindi, come capite, tutti i profili poi non sono così staccati come sembra. Si studia, come si studia un IPPM? Qui prendo un minuto forse in più ai miei colleghi perché penso di parlare a voce di tutti. Un IPPM è una media università. Una media università non è una grande università,
diverse caratteristiche che sono molto appetibili oggi. Che cosa significa? Significa che studiate comunque in un ambito molto importante dal punto di vista della ricerca, perché è fatta da ricercatori di primo livello. Dicea, ed è il dipartimento dove si attestano, praticamente si attesta quasi tutta l'offerta delle costruzioni, è un dipartimento di eccellenza in Italia. Significa che è il primo dipartimento per ricerca in Italia, per la ricerca nell'ambito delle costruzioni. Si è qualificato, non lo diciamo noi, lo dice il Ministero, lo dice quella che si chiama ANVUR, che è un'agenzia del Ministero che serve per valutare le università. Quindi non è una falsa modestia, lo possiamo tranquillamente dire. Che cosa significa questo? Non per dire che siamo bravi, significa che in una media università succede questo, succede che voi siete esposti alla ricerca, e quindi significa che i corsi di studio, come vedete, quello che vi ho raccontato, non è una invenzione, diciamo, che viene fatta da alcuni professori dell'università, ma viene da una profonda analisi di colloqui con le imprese, con quella che è l'esigenza dell'ambito lavorativo e di quella che è l'intersezione con le innovazioni della ricerca. Si può parlare, per esempio, nel mio caso, di digitalizzazione, perché in questo settore, nel mio gruppo in particolare, si fa ricerca nella digitalizzazione, quindi riusciamo a insegnarti la frontiera della tecnologia e andrete su un mercato molto preparato in questo settore. Questo significa che è un'università vera, dove la ricerca interseca la formazione e l'impresa e l'azienda interseca la formazione. Quindi venite in un crogiolo di formazione e venite in un crogiolo di eccellenza, perché, come vi dicevo, dicea, per tutto il settore costruzioni, io parlo per lei, per Michele e per Graziani, per professor Graziani, tutto il settore costruzioni sta qui. Abbiamo dei ottimi laboratori, e studiamo, come diceva Andrea, in gruppo. Potete visitare i laboratori di ricerca, potete vedere come si lavora nei laboratori di ricerca e quindi vedere le macchine, anche macchine molto costose, ad altissime prestazioni, e dovete lavorare in gruppo. Questo è quello che vi volevo raccontare per l'ingegneria edile. Quelle che vedete sono i miei riferimenti. Abbiamo un Facebook dove ogni tanto mettiamo delle offerte lavorative, ma forse a voi questo interessa meno, e potete scrivere a edi@unippm.it o a.giretti@unippm.it se volete avere più informazioni. Io credo di aver finito, spero di non aver consumato troppo tempo. Torna la parola ad Andrea. Bene, grazie Alberto. Adesso tocca a me, l'ultimo dell'area civile. Parleremo in questo caso di ingegneria civile ambientale. Volevo fare un attimo, adesso che ci faccio caso, un intermezzo sul prototipo dell'ingegnere civile area costruzioni, occhiali e barba. Il colore della barba rivela più o meno la nostra età. Non i capelli, cioè anche i capelli perché ce li hanno. Va bene, spero che nessuno di quelli che si vogliono iscrivere in ingegneria sia scoraggiato da questo aspetto esteriore. Bene, dunque, ok, adesso andiamo a parlare di ingegneria civile e ambientale, quindi anch'io inizierei col farvi capire più o meno che cosa fa un ingegnere civile ambientale. Innanzitutto le due parole civile e ambientale messe una accanto all'altra, perché le opere dell'ingegneria civile, le opere tipiche, ponti, acquedotti, strade, sono a diretto contatto con l'ambiente, quindi è molto difficile scindere l'aspetto ambientale dall'aspetto civile. E quindi qui vedete sulla sinistra cosa facevamo già 2000 anni fa come ingegneri civili ambientali e che cosa poi andremo a fare oggi. Soprattutto cosa andremo a fare domani con il piano di ripresa e resilienza, che destina 74 miliardi, qua ce ne sono altre 27 a settori, questi che vedete qui in basso, come l'economia circolare, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, la riqualificazione degli edifici di cui ha parlato il professor Giretti,
la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche di cui vi parlerò io, l'alta velocità, la manutenzione stradale, l'intermodalità e la logistica, tutti temi che riguardano l'ingegneria delle costruzioni in generale, quella civile ma anche quella edile. Di cosa si occupa l'ingegnere civile? Ora, l'ingegnere civile che esce da qui, come deve essere, come l'ingegnere edile, sarà uno specialista in un settore ben definito, uno o due settori, no, non sarà un tuttologo, però il bello è che ha una vasta scelta di ambiti tra cui specializzarsi, quindi tra cui scegliere da prima nella triennale e poi nella magistrale. Quindi può diventare uno specialista di strutture, strutture antisismiche in particolare, quindi di calcolo strutturale. Un ingegnere che si occupa di infrastrutture e come vi dicevo, oggi l'infrastruttura deve inserirsi nel territorio in maniera sostenibile. Può essere uno specialista, come vedete, di impianti di depurazione delle acque, così come di gestione delle risorse idriche. Può occuparsi di stabilità di versanti in frana, quindi del territorio, così come di protezioni costiere. Si può occupare di rischio idrogeologico legato a fiumi e legato in qualche modo anche ai versanti, ma si può occupare anche di energie rinnovabili. Quindi avete un vasto, chiamiamolo, portafoglio di specializzazioni tra cui scegliere. Non potrete ovviamente specializzarvi in tutto, avrete una conoscenza di base e poi man mano che andate avanti nel corso di studi, dalla triennale alla magistrale, sceglierete quei corsi che vi piacciono di più, che vi appassionano di più, soprattutto. Ecco, la struttura della laurea è quella che ben conoscete, c'è prima una laurea triennale in ingegneria civile ambientale. Di diverso rispetto all'edile che abbiamo visto poco fa, c'è il fatto che poi nella magistrale il percorso si separa in maniera netta tra un indirizzo più legato all'ingegneria civile classica e un indirizzo legato all'ingegneria ambientale, quindi un'area di grande attualità e di grande innovazione. Non a caso questo corso di Environmental Engineering è totalmente in inglese. Alberto prima vi ha spiegato l'importanza di conoscere l'inglese per inserirvi nel mercato del lavoro. Ecco, in questo caso è una figura pensata per inserirsi nel mercato del lavoro già a livello europeo. La laurea magistrale in ingegneria civile, come vedremo, poi ha due curriculum, due ulteriori specializzazioni, strutture e infrastrutture. È una suddivisione soft, diciamo così, non hard, ma ecco, è fatta in base agli insegnamenti che sceglierete. Poi, per chi vuole, c'è un terzo passo che è comune a tutta l'area delle costruzioni, quindi c'è sicuramente anche per l'area di ingegneria edile, che è quello del dottorato di ricerca, e qui come vedete siamo tutti quanti insieme, sia i civili, gli ambientali, ma gli edili, anche gli edili architetti. La nostra laurea triennale. La nostra laurea triennale è strutturata in una maniera classica, quindi nel primo anno ci sono le basi teoriche di geometria, analisi, matematica, fisica e disegno, insomma. Questi sono più o meno gli esami che fanno quasi tutti gli ingegneri nel primo anno. Nel secondo anno iniziano le materie più direttamente legate all'ingegneria civile e in qualche modo anche qui sono competenze in qualche caso comuni a quelli dell'ingegneria edile, per esempio la scienza delle costruzioni e la scienza della tecnologia dei materiali. Però poi andiamo anche a vedere già aspetti molto più specialistici coperti solo nell'ingegneria civile, come le costruzioni di strade, le costruzioni idrauliche, per esempio. E c'è un corso di lingua straniera. Nel terzo anno ci sono esami obbligatori, questi qui, lo stesso continua, queste sono materie classiche dell'ingegneria civile, quindi la geotecnica e le strutture in cemento armato, c'è la parte di ingegneria sanitaria e ambientale, un corso, un insegnamento che una volta si chiamava, mi sembra, acquedotti e fognature, ecco, per farvi capire di cosa si parla. E poi
La formazione si completa con due insegnamenti a scelta, in scelta tra questo cestino qui. Quindi già da qui, se avete già in mente di specializzarvi più nell'area civile o nell'area ambientale, dovete iniziate a fare le vostre scelte. Quindi se vi occupate di tecnologie applicate al trattamento dei rifiuti solidi, siete senz'altro indirizzati più verso environmental engineering. Se vi occupate di fondazioni, siete sicuramente più indirizzati verso civile. Poi avete altri insegnamenti come fisica tecnica ambientale o ingegneria costiera, che lo stesso sono un po' comuni a entrambi gli indirizzi. Questo per quanto riguarda la laurea triennale, ma come diceva il professor Giretti prima, anche il corso di civile ambientale è pensato sì per farvi uscire dopo 3 anni con delle basi, ma la maggior parte degli studenti sceglie di proseguire e di andare alla magistrale. E nella magistrale sceglie poi diversi ambiti di specializzazione. Ora qui vediamo quali sono questi possibili ambiti di specializzazione. Innanzitutto quello dell'ingegnere strutturale. L'ingegnere civile ambientale è tipicamente un esperto di strutture, quindi sia di strutture che riguardano gli edifici, quindi si parla di teoria e tecnica delle costruzioni, teoria delle strutture, dinamica delle strutture, scienza delle costruzioni 2, ma si parla anche di progettazione di strutture avanzate, come per esempio i ponti, quindi teoria del progetto di ponti. Si parla in maniera molto dettagliata di ingegneria sismica, ci sono due corsi, l'ingegneria sismica, chiamiamola così, più tradizionale, ma anche quella dei sistemi avanzati per la protezione sismica delle costruzioni, il corso di teoria e progetto delle costruzioni in acciaio, sicuramente molto interessante oggi, e anche qui un corso di riabilitazione strutturale. Insomma, questo per tutto quel che riguarda l'ingegnere che vuole diventare un esperto di strutture, ripeto, non solo di edifici, ma di strutture a tutto tondo. Il secondo settore è quello dell'ingegneria geotecnica, cioè la geotecnica è quel ramo dell'ingegneria che tratta il terreno come un materiale da costruzione. Quindi tutte le opere dell'ingegnere civile vanno alla fine a poggiare sul terreno e quindi è molto importante. È un'area molto interessante la specializzazione in ingegneria geotecnica che si occupa per esempio di stabili, oltre che di fondazioni tradizionali, qui vedete una classica fondazione su pali, ma anche di stabilità dei versanti, stabilizzazione dei versanti e anche di opere in sotterranea. E quindi questi sono i 4 corsi relativi a questo particolare indirizzo, 2 corsi di progettazione geotecnica, la modellazione e il consolidamento dei terreni. Andiamo poi a parlare del settore delle infrastrutture viarie. Qui abbiamo un corso che parla di teoria dei sistemi di trasporto in generale, quindi si occupa di trasporto più che dell'infrastruttura, e 4 corsi che invece si occupano di infrastrutture. Uno che si occupa di infrastrutture aeroportuali, uno che si occupa di infrastrutture stradali, uno che si occupa di infrastrutture stradali ma specializzate per l'ambito urbano e metropolitano, e uno ancora più specialistico che riguarda i materiali. E oggi i materiali sono importanti, soprattutto la sostenibilità. Questo è un corso che guarda soprattutto a quello, alle tecniche di riciclaggio, per esempio, dei materiali. Andando avanti, abbiamo il corso non il corso, diciamo, la figura dell'ingegnere che si occupa di ingegneria idraulica e ingegneria marittima. In questo caso potete scegliere, alcuni di questi corsi sono obbligatori come costruzioni marittime, altri sono a scelta e quindi protezione idraulica del territorio, ad esempio, e le costruzioni idrauliche 2, cioè un corso avanzato di costruzioni idrauliche. E qui vedete un po' degli ambiti di cui potete occupare, la protezione dei litorali, i porti e le infrastrutture per l'adduzione dell'acqua, molto importante. Questi erano
gli aspetti legati più all'ingegneria civile. Ora passiamo senza soluzione di continuità, ma sapete, vi ho accennato prima che il percorso in questo caso è diverso, quindi dovrete scegliere dopo i primi 3 anni tra civile e environmental engineering. L'environmental engineering, come vi dicevo, è un corso di laurea completamente in lingua inglese. Ha docenti, la maggior parte dei docenti sono italiani, sono di UNIFPM, ma ha un buon 30%, mi sembra, di docenti esteri che vengono dall'estero e quindi vi inseriscono già in questa realtà multiculturale. Per quanto riguarda le tematiche, diciamo grosso modo tre. La prima è quella del rilievo e della salvaguardia del territorio. Quindi avete in questo settore dei corsi più legati alla geologia e alla geotecnica, questi che vedete qui, Engineering Geology o Environmental Geotechnics, Slope Stability, la stabilità dei versanti, ad esempio. Avete dei corsi legati alla gestione delle risorse idriche e al rischio idrogeologico, al rilievo, quindi la geomatica, e quindi il primo e l'ultimo guardano più all'aspetto territoriale, alla geomatica e anche alla pianificazione territoriale. Un secondo settore è rivolto alle strutture, alle infrastrutture sostenibili, quindi si parla di idraulica ambientale, environmental hydraulics, e hydraulic engineering and renewable energy, quindi produzione di energia in maniera rinnovabile e quindi sostenibile. Oltre a un corso, diciamo, un pochino più classico di ingegneria strutturale, e poi c'è la parte legata ai trasporti, quindi che fa molto perno anche qui sulla sostenibilità dei materiali utilizzati per le infrastrutture stradali e sull'impatto e la sicurezza delle infrastrutture di trasporto. Il terzo ambito di specializzazione dell'environmental engineering è quello delle infrastrutture degli impatti, degli, scusate, impianti ambientali. Quindi qui si parla di gestione di impianti di depurazione, quindi gestione e ottimizzazione di impianti di depurazione, e quindi di depurazione di emissioni gassose, di trattamento degli inquinanti. Si parla di energie rinnovabili e si parla di inquinamento elettromagnetico, di gestione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico. E ecco, questo ho fatto una veloce carrellata di tutti i possibili ambiti. Vi ripeto, le cose che abbiamo visto sono tante. Dovete sicuramente fare delle scelte, ma sono scelte che sono sicuro maturerete con la consapevolezza giusta man mano che procederete avanti nel vostro percorso di studi. Insomma, finito il percorso di studi, arriviamo alla professione. Allora, gli sbocchi professionali, li potete elencare qui velocemente. Sicuramente lo studio professionale è la tipica ingegnere, è il tipico sbocco dell'ingegnere civile, il professionista dell'ingegnere civile, ma anche oggi il lavoro in una società di ingegneria, il lavoro in enti pubblici o in grandi aziende che si occupano di progettazione e gestione dell'aspetto ambientale. In ambito civili, per esempio, ci sono le utilities, le società di gestione dei rifiuti o di gestione delle acque, le imprese di costruzione, gli organismi di ricerca, veramente sono tantissimi i possibili sbocchi professionali. E i nostri punti di forza qui ad Ancona, oltre a quello che ha già citato il professor Giretti, quindi della estrema vicinanza tra l'insegnamento e la ricerca, che vi metterà a contatto con le tecniche più di avanguardia nel campo dell'ingegneria civile ambientale, è l'ottimo rapporto che esiste tra docenti e studenti, nel senso che questo rapporto è elevato, molti docenti rispetto agli studenti, l'accesso ai laboratori, che è quello di cui vi parlavo prima, la possibilità di effettuare visite ai cantieri, ecco qua il collegamento con i più importanti gruppi di ricerca internazionale, quindi non solo nell'ambito dell'ingegneria
civile e ambientale, ma anche in quello dell'ingegneria edile, e l'offerta didattica multilingue. Tenete conto che il corso di Environmental Engineering è completamente in inglese, ma anche il corso di ingegneria civile offre degli insegnamenti in lingua inglese. Qui vedete una panoramica di quello che vi dicevo prima, le visite in cantiere, in aeroporto, i viaggi di studio, d'accordo? E concludo parlando proprio dei viaggi di studio e della possibilità di effettuare un'esperienza all'estero. Questo sarà l'argomento principale della prossima presentazione, in cui una studentessa vi parlerà della sua esperienza come studentessa, ma anche della sua esperienza all'estero. Qui all'Università Politecnica delle Marche abbiamo due programmi, il programma Erasmus e il programma Campus World, che vi danno la possibilità di andare all'estero. Una possibilità che veramente ha un valore elevatissimo, cioè vi supportano economicamente o per spendere un periodo per dare esami all'estero, per spendere ad esempio un semestre e dare degli esami in un'università straniera, o per andare a svolgere stage o tesi in università straniere. Addirittura è possibile fare questa esperienza all'estero anche dopo la laurea, in alcuni casi, ma è importante farla prima. E questo è uno dei punti di forza non solo della parte civile e ambientale, ma di tutta la facoltà di ingegneria. La possibilità di effettuare questo tipo di esperienza c'è in tutti i rami, civile, ambientale, architettura, meccanica, insomma, sono programmi gestiti dall'Ateneo nel suo complesso. Concludo anche qui con dei riferimenti email, il mio è questo, appunto Graziani. Ma poi potete scrivere anche a F.Canestrari, che è il presidente del corso di studio, o a.L.Sebi, Anna Laura Sebi, che è la referente invece del corso di ingegneria ambientale. E con questo avrei concluso. Ora svesto i panni del presenter di ingegneria ambientale, rivesto quelli di moderatore. Vi ricordo ancora una volta di utilizzare l'interfaccia per fare domande su tutti gli argomenti che avete visto finora. Non abbiate paura che una domanda sembri stupida o scontata, fatela pure. Anzi, spesso sono quelle le cose più importanti da chiedere. E quindi a questo punto passiamo al prossimo passaggio, che è l'intervento di Vittoria Grilli, una neolaureata, lo so bene perché poi è stata una mia studentessa, che ci Buongiorno. parlerà, buongiorno Vittoria, dell'internazionalizzazione e, se ho ben capito, della sua esperienza. Sì, allora salve a tutti, sono Vittoria Grilli e sono qui per parlarvi della, appunto, mia esperienza di internazionalizzazione all'estero. Innanzitutto, appunto, come ha già detto il mio professore, sono una neolaureata in ingegneria civile. E appunto adesso vi racconterò la mia esperienza di mobilità internazionale, che è stata, diciamo, resa possibile grazie a una borsa Erasmus Plus Trainership e grazie alla coordinazione con il mio relatore, appunto il professore Andrea Graziani, che ha reso possibile questa cooperazione. Il mio periodo di mobilità internazionale è iniziato in ottobre 2020 ed è terminato a dicembre, quindi più o meno sono stati 3 mesi in cui ho avuto l'opportunità di entrare a contatto con dei professori e studenti provenienti da ogni parte del mondo. Ed è proprio qui, appunto, che tengo a sottolineare la mia esperienza, perché è il motivo che mi ha spinto a intraprenderla, appunto perché viviamo in una società multiculturale in cui entrare a contatto con realtà diverse culturalmente, in termini di usi e costumi dalla nostra, è molto importante, sia perché ci permette di fare una crescita personale, quindi di metterci di fronte a nuove sfide, ma anche dal punto di vista lavorativo.
È molto importante perché appunto si andranno a sviluppare quelle che si chiamano le soft skills, quindi la capacità di parlare, di relazionarsi con gli altri, di lavorare in un team, oppure la capacità critica, lo spirito di iniziativa. Sono tutte comunque delle capacità che l'università e in particolare la mobilità internazionale aiutano appunto a raggiungere. Anche dal punto di vista personale, dicevo, è una crescita importante perché tutti i giorni bisogna, diciamo, entrare in contatto con, sia in ambito appunto dell'università professionale, quindi che quello giornaliero, con appunto, ad esempio, parlare con una lingua straniera, in questo caso l'inglese, perché io sono appunto andata in Svezia, a Stoccolma, e lì ho dovuto, diciamo, affinare la mia lingua parlata e anche scritta. Sono andata all'Istituto Reale di Tecnologia a Stoccolma, appunto, e dove ho fatto un programma di tirocinio curricolare che mi è servito poi per la mia stesura della tesi magistrale. Quindi ci tengo a ribadire che è stata un'esperienza altamente formativa, per i motivi appunto che vi ho detto, anche per, diciamo, aver conoscere, diciamo, una città nuova, quale può essere Stoccolma, quindi una capitale europea cosmopolita e multiculturale, dove ho appunto conosciuto anche altri studenti che stavano lì da molto più tempo di me e mi hanno appunto aiutata a socializzare, a venire a contatto, appunto a scoprire la città, mi hanno fatto un po' da guida turistica. E poi anche dal punto di vista comunque personale, come ho detto, ho imparato molto anche dalla lingua inglese, perché il modo migliore per impararla e per tenerla allenata costantemente è proprio quello di utilizzarla tutti i giorni, quindi sia nell'inglese tradizionale, quindi quello parlato per la comunicazione, e sia per quello tecnico che poi mi servirà nello svolgimento appunto della professione di ingegnere, appunto quello di imparare i termini tecnici. E per quanto riguarda, diciamo, il bando, io ho partecipato al programma Erasmus Plus Traineeship, come vi avevo detto, e quindi ho atteso l'uscita del bando messo appunto sul sito dell'università. Ci tengo appunto a sottolineare l'importanza di aderire a questo bando, perché comunque le borse di studio sono limitate. Quindi, per non farsi sfuggire questa occasione, bisogna comunque preventivare con un po' di anticipo questa esperienza. Io prima comunque ho parlato con il professore con cui intendevo avviare una collaborazione, e poi ho iniziato, diciamo, a tutte le pratiche burocratiche che richiedono un po' di tempo, quindi comunque molto importante è diciamo, la tempestività con cui si aderisce a questo bando. Poi tengo a far vedere i contatti dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Politecnica delle Marche. Io mi sono interfacciata personalmente con Manuela Moroni, che è stata veramente di grande aiuto anche per diciamo, il problema del Covid, per tutte le pratiche che abbiamo dovuto svolgere. Quindi sono sicura che saranno, diciamo, super disponibili anche per tutti quelli anche che vogliono chiedere delle informazioni. Bene, grazie, grazie mille Vittoria. A conclusione, prima di dare la parola a Maria Giada, ricordo ancora una volta il nome dei due programmi, l'Erasmus Plus e il Campus World, che è specifico dell'Università Politecnica delle Marche, e vi faccio questo reminder perché se avete intenzione, come noi speriamo, di svolgere questa esperienza all'estero, è necessario, come ha detto Vittorio, programmarsi in anticipo, con circa, diciamo, dell'ordine di grandezza di un anno di distanza. Quindi già, per esempio, a partire, se quest'anno, ora come ora, si può partire a partire dal secondo anno della triennale, quindi non da questo anno accademico entrante, ma dal successivo. Ma se voi già volete fare questo tipo di esperienza, già da gennaio-febbraio di quest'anno, del 2022,
vi dovete muovere per poi andare all'estero nell'anno accademico 2022-2023, a muovere, quindi iniziare a prendere informazioni ed entrare in contatto con l'ufficio relazioni internazionali. Bene, a questo punto, il prossimo punto all'ordine del giorno, per così dire, è il diritto allo studio e ce ne parlerà Maria Giada di Baldassarre, che vedo già collegata. Buon pomeriggio a tutti, io sono Maria Giada di Baldassarre, sono una dottoranda di ricerca e anche tutor presso la Facoltà di Ingegneria e in questa occasione vi presenterò i principali servizi dell'Università Politecnica delle Marche in modo del tutto introduttivo, per cui vi consiglio poi di approfondire tramite il sito di Ateneo. Come primo servizio vi presento le agevolazioni del trasporto pubblico. Infatti ogni studente dell'Università Politecnica delle Marche ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a tasso agevolato sia presso la sede di Ancona che quella distaccata di Fermo, in quanto l'Università sottoscrive ogni anno delle convenzioni con le principali agenzie di trasporto pubblico cittadino, urbano ed extraurbano. Tra le possibilità offerte dall'Ateneo ci sono diverse attività studentesche e su questo punto passerei la parola al mio collega Assad, se è connesso. Allora, buonasera a tutti e tutte, mi chiamo Asad e sono uno dei tanti rappresentanti del corpo studentesco della Facoltà di Ingegneria. Diciamo che gli studenti e le studentesse svolgono una parte attiva all'interno dell'UniVPM e sono presenti molte associazioni studentesche che si impegnano in vari contesti organizzando feste, attività culturali, incontri, eventi e concerti. Molte di loro si mettono anche a disposizione degli studenti per dare dei consigli e per risolvere problemi piccoli o grandi che tutti possono incontrare durante la carriera universitaria. Alcune associazioni studentesche inoltre svolgono anche un ruolo attivo come rappresentanza studentesca all'interno degli organi di Ateneo, delle singole facoltà e dipartimenti. Sono i luoghi dove vengono prese le decisioni che riguardano proprio gli studenti e le studentesse in merito alla didattica, alla contribuzione studentesca e a tutto ciò che attiene al mondo universitario. Ogni 2 anni si svolgono le elezioni universitarie per il rinnovo della rappresentanza studentesca e in tutti gli organi di Dipartimento, Facoltà e Ateneo. E la presenza in questi organi dei rappresentanti degli studenti è uno strumento fondamentale per far valere i nostri diritti e portare avanti battaglie per migliorare la nostra università. Quindi il prossimo anno, se farete parte dell'UniVPM, avrete il diritto e il dovere di votare la voce che vi dovrà rappresentare per i 2 anni successivi. Inoltre, le associazioni presenti all'interno dell'Ateneo portano gli studenti e le studentesse a confrontarsi tra di loro e a organizzare momenti di dialogo e scambio di opinioni, permettendo quindi la crescita formativa e sociale, degli studenti affinché si possa vivere l'università a 360 gradi. Le associazioni sono promotrici di cultura in quanto vedono il nostro Ateneo come luogo di diffusione del sapere, di crescita e anche non solo, al di fuori degli esami e delle lezioni. Io stesso faccio parte di un'associazione culturale e lista di rappresentanza, come detto all'inizio, che è il Gulliver, che si fa promotrice dei diritti degli studenti e delle studentesse, organizza feste come il Gulliver Rock, la festa abruzzese, la festa marchigiana e numerose attività culturali tutto l'anno, non solo all'interno dell'università, ma anche con varie realtà del territorio, ad esempio l'Istituto Gramsci, con il quale abbiamo fatto una mostra non tanto tempo fa. Inoltre diamo la piena disponibilità per dare una mano nella compilazione della domanda Erasmus e borsa di studio. Inoltre mettiamo a disposizione appunti gratuiti di ogni materia, sia cartacea che online. Il mio consiglio è di interessarvi al mondo delle associazioni studentesche perché ne uscirete accresciuti e avrete la possibilità di proporre e realizzare le vostre idee
e la vostra visione di università. E con questo concludo. Grazie. Allora, andando avanti, l'Università Politecnica delle Marche, oltre ad offrire un'ampia scelta di corsi formativi, come vi mostravano precedentemente i professori, offre anche la possibilità di partecipare e collaborare anche dal punto di vista lavorativo, attraverso assegni di collaborazione part-time di 150 ore. E attraverso di questi si può fare quindi una prima esperienza lavorativa, ottenere un guadagno durante il periodo di studio e comprendere a fondo come funziona appunto l'organo universitario. Ogni anno viene stilata una diversa graduatoria sulla base del merito e del reddito, e poi si può scegliere quale parte della struttura dell'Ateneo andare a lavorare. Un altro importantissimo servizio, soprattutto per le matricole, è quello del tutorato, che è un'attività di assistenza allo studio, grazie alla quale alcuni studenti che vengono definiti senior, quindi del quarto, quinto anno, dottorandi di ricerca o comunque neolaureati, che sono preparati, appositamente selezionati, affiancheranno appunto le matricole al superamento di alcune difficoltà o nel reperire informazioni utili. Quindi comunque sono ex studenti o comunque studenti senior che hanno già svolto il vostro stesso percorso universitario e vi potranno essere di supporto. Voi stessi come studenti, poi quando arriverete al quarto o quinto anno, potrete poi diventare tutor e anche per questa collaborazione c'è una fonte di guadagno. Qualora poi voi praticaste sport a livello agonistico, l'università permette comunque di conciliare gli impegni sportivi con quelli accademici e mette a vostra disposizione dei tutor per supportarvi e allo stesso tempo per creare una mediazione tra voi ed i professori per tutte le questioni organizzative, sia per concordare magari una data di esame diversa, sia per appunto reperire qualche informazione. Riguardo questo, c'è proprio diciamo, una pagina del sito dell'università relativa proprio al programma Doppia Carriera, sul quale potrete poi prendere ulteriori informazioni. Ulteriori elementi di supporto in caso di difficoltà sono sicuramente lo sportello psicologico, che è un servizio completamente gratuito per supportare eventuali situazioni di disagio, e il servizio InfoPoint Disabili, che fornisce informazioni sui servizi dedicati agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, ossia le tasse universitarie, sono costituite da tre rate, la prima delle quali è una rata fissa di 156 euro, mentre le altre due sono calcolate sulla base dell'ISEE e su altre riduzioni. Anche qui vi rimando alla pagina Tassi e contributi dell'Università Politecnica delle Marche per avere ulteriori informazioni su tutte le tipologie di esoneri, le riduzioni dei contributi e anche per poter calcolare, diciamo, in via preliminare quale potrebbe essere la vostra tassa sulla base dell'ISEE. Per quanto riguarda invece le borse di studio, ogni anno esse vengono definite e retribuite dall'ERDIS, che è l'ente regionale per il diritto allo studio, e mette a disposizione principalmente tre servizi, che sono la mensa, l'alloggio e una somma in denaro, che vengono definite appunto sulla base del merito e sulla base economica e sulla provenienza geografica. Riguardo a questo, il sito di riferimento è quello appunto dell'ERDIS, dell'ente regionale di diritto allo studio, e al quale però c'è anche un link a partire proprio dal sito dell'UniBPM. A tutti gli studenti che si iscrivono nell'anno accademico 2021-2022, al primo anno, che abbiano un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro, l'UniBPM riconosce un contributo di 250 euro per acquisto di PC, tablet e notebook o di 100 euro per acquisto di smartphone e periferiche di input-output e proprio per questo c'è poi un bando che uscirà a breve con tutte le info sul nostro sito universitario. Quindi diciamo che l'UniBPM viene incontro, soprattutto in questa situazione pandemica, per l'acquisto appunto di dispositivi informatici.
Un ulteriore contributo che è stato realizzato è quello che a partire dall'anno 2020-21 è stato istituito il fondo Carlo Urbani per sostenere appunto gli studenti che abbiano una situazione di disagio personale o economico e esonerandolo dal pagamento del contributo omnicomprensivo se qualora l'ISEE presentato, l'ISEE familiare, è inferiore a 30.000 euro e oppure se abbiano appunto delle difficoltà economiche al seguito del periodo emergenziale. Questa riduzione è stata prevista anche per l'anno accademico entrante e proprio per questo appunto vi rimandiamo ancora al sito UniBPM per prendere ulteriori informazioni. Altri servizi che offre l'università sono sicuramente una vasta offerta formativa e la scelta di piano di studi, come vedevamo precedentemente. Ci sono ampie biblioteche che sono dislocate in tutti, i vari poli, sia quello di ingegneria, quello di economia e quello di medicina, che sono davvero fornitissime e, sono esplorabili anche da remoto attraverso il sito online dell'università. C'è la possibilità di seguire diversi corsi di lingua presso l'Oxal, che ha di anch'esso diverse sedi, quindi diciamo rispetto alla sede che sceglierete, poi potrete frequentarlo e ci sono corsi di lingua sia di italiano per gli stranieri, ma anche inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ci sono diverse possibilità post laurea come i dottorati di ricerca, gli stage, tirocini all'estero in Italia, diversi master e si può anche fare richiesta per diversi premi di laurea. Qui vi lascio diversi recapiti sia telefonici che mail, sia per quanto riguarda i servizi di part-time, gli info point per disabili, lo sportello d'ascolto e il diritto allo studio. E vi propongo ancora il link al nostro sito universitario che è www.unibpm.it e andando appunto sul sito dell'università nella home basterà poi andare appunto attraverso questa barra di strumenti a servizi agli studenti e qui potete poi trovare tutte le varie diciamo, informazioni che vi ho mostrato adesso. Più in dettaglio ovviamente, e trovarne anche altre aggiuntive, come ad esempio vivere la città, dove appunto si trattano anche temi che ci presentava Assad prima, oppure tirocini, stage job placement per appunto il post laurea. E, riguardo le borse di studio, opportunità e opportunità, troverete appunto le borse di studio e quindi il rimando poi all'ERDIS, le collaborazioni studentesche, altri assegni e incentivazioni. E c'è però, diciamo, molto importante questo qui su tasse e benefici, dove appunto potrete trovare appunto tutta la regolazione sulle tasse e le agevolazioni. E per maggiori informazioni cliccate in questo link, dove ci sono poi tutte le scadenze per le rate. E in particolar modo vorrei sottolinearvi che all'inizio dell'immatricolazione, poi comunque entro il 5 novembre 2021, dovrete dare il consenso nella vostra area riservata all'acquisizione dell'ISEE, che è un indicatore familiare per il reddito, del vostro reddito. È particolarmente importante che voi lo diate proprio per il calcolo della seconda e terza rata della tassa. È importante che questo ISEE non sia semplicemente l'ISEE familiare, ma sia l'ISEE per il diritto allo studio. E ultima questione, appunto attraverso questo link qui, potete poi provare a calcolare rispetto al vostro ISEE e il corso di studio che poi vorrete frequentare la vostra tassa. Quindi, ad esempio, se io scrivo, facciamo 30.000 euro, avrete appunto, scelgo ingegneria, calcolo la tassa e appunto ho una previsione di qual è la mia tassa, quali sono le mie tre rate della tassa. Altrimenti, se io non presento l'ISE, vedete come la tassa si alza perché si finisce in fascia massima. Quindi, per ulteriori informazioni, vi rimando comunque sempre al sito dell'Università Politecnica delle Marche e se avete qualche domanda specifica potete rivolgerla in chat. Rimango a disposizione. Perfetto, grazie.
Maria Giada, sì, ripeto naturalmente che le domande in chat sono sia per i docenti che per Vittoria o per tutti gli altri, per tutti gli speaker che sono intervenuti oggi. Dunque, l'ultimo intervento, sì, ecco la vedo collegata, di Arianna Tacconi che ci parlerà delle procedure di immatricolazione e dell'area segreterie studenti. Prego. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Riuscite a vedere le slide? Sì, benissimo. Ok, benissimo. Allora, io mi chiamo Tacconi Arianna e faccio parte del personale amministrativo della segreteria studenti del Polo Montedago. In particolare, il mio ufficio si occupa, tra le altre cose, di immatricolazioni, quindi cercherò in breve di spiegarvi quelli che sono i punti salienti appunto della procedura di immatricolazione. Allora, il mio primo suggerimento è quello di visitare il sito web istituzionale dell'Ateneo, che è univpm.it, e in particolare la sezione dedicata ai 5 passi per iscriverti ad univpm. Qui troverete tutte le informazioni utili appunto in materia di immatricolazioni. La procedura di immatricolazione è già attiva da oggi, quindi gli studenti interessati possono presentare la domanda di immatricolazione fino al 5 di novembre. La domanda si compila completamente online, quindi nessun documento cartaceo dovrà essere portato fisicamente allo sportello della segreteria studenti. Per presentare la domanda è sufficiente registrarsi al portale S3Web, che trovate appunto nella home page nel menu orizzontale grigio in alto. Compilate la domanda, inserite tutti i dati e le informazioni richieste. E poi dovrete caricare una vostra fotografia personale in formato tessera, che sarà poi utilizzata per il rilascio del vostro badge universitario. Per questa ragione, appunto, la vostra foto dovrà ritrarvi in viso su uno sfondo neutro. A quel punto dovrete stampare, firmare e datare la domanda di immatricolazione vera e propria e procedere al pagamento della prima rata delle tasse universitarie, che è di importo pari a 156 euro per tutti e che si paga tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA, che si genererà automaticamente al termine della procedura. Infine, dovrete fare l'upload di una serie di documenti, innanzitutto la domanda di immatricolazione firmata, unitamente a un documento di identità in corso di validità fronte-retro in un unico file PDF, la scansione della ricevuta di pagamento della prima rata di tasse e la scansione del vostro codice fiscale. Ora, la procedura di immatricolazione dovrà essere conclusa entro il 5 novembre. Se la concluderete dopo questo termine o se farete l'immatricolazione per intero dopo il 5 novembre, vi verrà addebitata una mora di ritardata iscrizione. Come è stato già detto in precedenza, durante la procedura di immatricolazione vi verrà chiesto se rilasciare o meno il vostro consenso ai fini della consultazione dei dati del vostro ISEE. Se negherete il consenso, vi verrà automaticamente attribuita la fascia massima di contribuzione, quindi l'importo massimo della seconda e della terza rata. Se invece darete il consenso, automaticamente l'Ateneo appunto potrà consultare il vostro ISEE e vi verrà calcolata una tassa personalizzata, quindi una terza e una seconda e una terza rata appunto sulla base, calcolate sulla base della vostra situazione reddituale e patrimoniale. In questo secondo caso, chiaramente dovrete recarvi per tempo presso un centro di assistenza fiscale per la compilazione dell'ISEE, appunto, per il diritto allo studio universitario. Sempre durante la procedura di immatricolazione, potrete scegliere se optare o meno per un regime particolare, che è quello del part-time, che può essere particolarmente utile, ad esempio, per gli studenti lavoratori che non hanno a disposizione tutto il loro tempo da dedicare allo studio universitario. Chi opta per questo regime, infatti, da una parte ottiene una riduzione pari al 50% della seconda e della terza rata, d'altra parte però potrà ottenere per ciascun anno accademico di norma un massimo di 30 CFU. Questo vuol dire magari che si pagano meno tasse da un lato, ma dall'altro appunto si possono sostenere meno esami. Nei giorni successivi alla conclusione della procedura di immatricolazione riceverete un'email con il vostro numero di matricola e tutte le modalità per accedere alla vostra area riservata. Il numero di matricola vi servirà inoltre per attivare la vostra email istituzionale Outlook, che vi servirà appunto per tutte le comunicazioni di natura accademica. Per quanto riguarda i corsi ad accesso libero, e dunque ingegneria edile, ingegneria civile e ambientale, la facoltà di ingegneria organizza un test di verifica delle conoscenze. Ora, si tratta di un test non selettivo che ha uno scopo essenzialmente orientativo. Consente infatti agli studenti di autovalutare la propria
preparazione di base. Il test, un primo test è previsto per il 20 di luglio, in mattinata alle 10, poi nel pomeriggio alle 17. Siete ancora in tempo ad iscrivervi fino al 18 di luglio sul sito orienta.univpm.it. Il test si compone di 30 quesiti a risposta multipla da svolgere in un tempo massimo di 75 minuti. Si svolge su una piattaforma informatica, quindi online. Per ogni risposta esatta vi verrà attribuito un punto, per ogni risposta sbagliata 0, per ogni risposta non data 0,25 e il test si considera appunto superato con il raggiungimento di un punteggio minimo di 15 su 30. Che cosa succede però se non passo il test? In sostanza nulla, perché il mancato superamento del test, come anche la mancata effettuazione del test stesso, non pregiudicano la possibilità di immatricolarsi al corso di studi prescelto. Tuttavia è fortemente consigliato in questi casi appunto di ritentare il test a settembre e nelle successive tornate che verranno organizzate dalla facoltà e in particolare appunto di seguire i corsi di avviamento OFA che si svolgeranno nelle due settimane antecedenti appunto l'inizio delle lezioni. Sono dei corsi che appunto hanno uno scopo essenzialmente preparatorio in vista appunto dell'inizio del primo ciclo vero e proprio. Al termine di questi corsi di avviamento OFA si terrà un ulteriore test appunto di natura analoga al test di verifica delle conoscenze. Dunque la frequenza del corso come anche l'effettuazione del test sono fortemente consigliati appunto a tutti gli studenti, vi consentiranno in qualche modo di valutare la vostra preparazione, di capire appunto se avrete bisogno o meno di colmare qualche lacuna. Discorso a parte per il corso di tecniche della costruzione e gestione del territorio. Trattandosi di un corso ad accesso programmato, è previsto un test di ammissione. Per questo motivo, prima di procedere alla immatricolazione vera e propria, dovrete fare riferimento al relativo bando di ammissione, che è pubblicato sempre nel nostro sito istituzionale, sempre nella sezione dedicata ai 5 passi per iscriverti ad un IVPM. E come già detto dal professore in precedenza, la domanda di ammissione deve essere inoltrata entro il 24 di agosto ore 13, sempre registrandosi sul portale S3Web, e il test si svolgerà il 6 di settembre. Per ogni informazione e ogni chiarimento sulle immatricolazioni potrete rivolgervi al mio ufficio, che è l'ufficio front office, qui ci sono i recapiti. Se avrete invece delle difficoltà con la procedura informatizzata, potrete rivolgervi all'help desk. Questa, giusto per farvela vedere, è la pagina della segreteria studenti della facoltà di ingegneria, dove una volta che avrete iniziato la vostra carriera potrete trovare tutte le informazioni amministrative che vi saranno utili e necessarie, dalle informazioni sugli esami di profitto, all'esame di laurea, piano di studio, rinunce, trasferimenti e così via dicendo. Vi potrete accedere dalla home page, servizi agli studenti, segreteria studenti, ingegneria. Come avrete capito, dunque, nella vostra carriera vi potrete interfacciare con una serie di uffici dell'UniVPM, la segreteria studenti, l'ufficio front office, l'ufficio relazioni internazionali per la mobilità internazionale, l'ufficio per il diritto allo studio, per le tasse, gli esoneri e via dicendo, e la presidenza di facoltà per tutte quelle che sono le informazioni in merito alla didattica. Discorso a parte appunto è quello a proposito dell'ERDIS, che è un ente distinto e separato rispetto all'università, che appunto a cui potete fare riferimento per tutte le informazioni relative a borse di studio o agevolazioni per alloggi, trasporti e mensa. Ok, io avrei terminato. Bene, grazie Arianna. Resta tu anche in ascolto perché forse ci sono delle domande anche per te. E, ok, abbiamo terminato gli interventi di oggi e quindi a questo punto dovremmo rispondere alle domande che sono arrivate in chat. Per ora sono arrivate solo due domande, se ne dovete fare, quindi siete però ancora in tempo, ripeto, rivolte a tutti quanti. Allora, leggo io le domande. La prima è rivolta a Michele, riguarda infatti l'esame di ammissione al corso di tecniche della costruzione e gestione del territorio. Lorenzo Lupi chiede se ci sono dei materiali per studiare nello specifico gli argomenti dell'esame.
Sì, ci sono dei materiali o dei libri di testo, diciamo, per poter superare il test ammissione e già ho mandato a Lorenzo il mio indirizzo mail, quindi quando mi può contattare in privato e posso inviargli, diciamo, una selezione di testi classici per potersi preparare a questo tipo di test ammissione. Perfetto, penso che la risposta sia esauriente, ma Sì, poi è a disposizione il tuo indirizzo, quindi. Ok, poi abbiamo un'altra domanda di Lucia Solfanelli che chiede: sei iscritta al test di luglio e purtroppo non lo supero, ma riesco a superare quelli futuri, per esempio a settembre. Devo comunque frequentare gli OFA? Qui forse Arianna che ha parlato di questo. Può dare allora, una risposta? se non viene superato il test di luglio non ci sono problemi, comunque lo studente si può tranquillamente immatricolare. Può ritentare il test a settembre nelle ulteriori tornate che verranno organizzate. Ricordatevi che comunque non è un test selettivo, quindi non pregiudica né l'immatricolazione né gli verranno attribuiti degli obblighi formativi da colmare nel corso del primo anno. Per quanto riguarda il corso di avviamento OFA, si tratta di un percorso preliminare che viene fortemente consigliato, non siete obbligati, ma vi aiuterà in qualche modo, ecco, ad acclimatarvi, anche un po' a rompere il ghiaccio con le materie che andrete ad affrontare. Quindi sono consigliati, non sono obbligatori. Ok, abbiamo una terza domanda, questa è abbastanza interessante, riguarda me e Alberto, sempre di Lucia Solfanelli, che ci chiede: se inizio a frequentare ingegneria civile per un qualunque motivo voglio passare a ingegneria edile o viceversa. Vi sono molti esami da superare diversi dalle due facoltà? Guarda, allora ti do io una prima risposta e poi la completa Alberto, che forse è anche più esperto di me. Diciamo, questo cambio è un cambio di corso di studio, è un cambio anche di classe di laurea, diciamo, si può fare sicuramente all'interno dell'Università Politecnica delle Marche, se lo fai dopo il primo anno, per esempio, praticamente è a costo zero. Poi, come hai visto, perché in questi primi anni alcuni esami sono comuni o comunque sovrapponibili. Quindi, primo, secondo anno il cambio è a costo zero o quasi. Man mano che si va avanti, poi gli esami che possono essere riconosciuti, perché funziona così: tu da ingegneria civile passi a una classe di laurea diversa, l'ingegneria edile. Il consiglio di corso di laurea dell'ingegneria edile valuta gli esami che hai già sostenuto e vede se riconoscerli oppure no. Quindi tutti gli esami di base, dalle matematiche, ma anche quelli di scienza delle costruzioni, geotecnica, idraulica, quelli sicuramente penso sì. Poi però se andiamo sugli esami più specialistici, lì il consiglio di corso di laurea fa una valutazione esame per esame e quindi lì c'è il rischio di perdere alcuni crediti. Ok, Quello ma poi vai tu Alberto se devi aggiungere qualcosa. che hai detto è proprio così. Quindi Ok. La cosa fondamentale in tutto questo discorso è che comunque sono due classi di laurea separate, d'accordo? Quindi dall'ingegneria civile, poi non so, ma non penso che se completi la triennale in ingegneria civile ambientale, non puoi automaticamente passare alla magistrale in edile. Così come non vale il contrario, se completi la triennale in edile, poi non puoi passare alla magistrale in civile o environmental engineering, quindi il cambio deve essere è fatto il primo. possibile, il prima possibile, esatto, primo, secondo anno già, ecco, già, ma penso anche alla fine del secondo anno, quando più o meno si iniziano a capire, il primo anno già sono tutte matematiche, quindi è un pochettino, sono proprio uguali per tutti, poi tra il secondo e il terzo anno iniziano Specializzazioni le diventano. specializzazioni. Diventa proprio così, però nel frattempo voi capite già cosa volete fare da grandi o lo capite meglio e vedete cosa andare a fare, perché anch'io mi ero laureato tanto bene in geotecnica, mi piaceva tanto, poi sono finito da un'altra parte a fare una cosa diversa alle strade, quindi non si finisce mai di cambiare. Ecco, poi la laurea in ingegneria, che sia edile, che sia civile, eccetera, eccetera, vi dà
comunque una capacità critica e anche una capacità di apprendimento che poi le scelte lavorative che farete, sì, sono fortemente indirizzate, ma non sono incatenate. Ecco, potete comunque adattare la vostra cultura a molti settori disciplinari. Io almeno questo è quello che penso e perché l'ho vissuto in prima persona. Buona scelta.